Cari amici, ben incontrati. Buon sabato 18 novembre. Iniziamo questo nostro breve incontro invocando il dono dello Spirito. Senza la sua guida è difficile capire Gesù, dono del Padre per noi, capire il suo messaggio, i suoi gesti, la sua proposta di vita e la sua stessa vita nuova che Lui generosamente ci offre. Vieni, Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori. Vieni e donami un cuore grande, capace di servire con gratuità, di riconciliarsi con prontezza, di invocarti con umiltà. Vieni, donami di conoscere Gesù come mio Salvatore e come mio giudice misericordioso. Amen. Siamo all'inizio del capitolo 18 di Luca. Leggeremo e ascolteremo i primi 8 versetti. In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se io non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunare». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che il giudice disonesto dice. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte davanti a lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando avverrà, troverà la fede sulla terra?» Il tema è la preghiera insistente e la fede che permette la preghiera insistente. E Gesù, per far capire come sia importante la preghiera e una preghiera perseverante, insistente, portata a chiedere giustizia, porta l'esempio di un giudice ingiusto. E Gesù ha l'ardire di paragonare Dio con questo giudice ingiusto e dice: «Beh, se il giudice ingiusto, che non crede nemmeno in Dio, si lascia convincere da quella vedova povera e però insistente, tanto più Dio che ama gli uomini, se interpellato con fede, accontenterà, farà giustizia sulla terra». L'esempio che Gesù porta è bello, è semplice e anche molto efficace. Mette a confronto il cuore di Dio con il cuore di questo giudice insensibile, per cui il vantaggio che Dio ha è totale. È come dire: cercate di credere che Dio è ben disposto verso l'uomo, occorre però che l'uomo ricorra, chieda, insista, perseveri e chieda soprattutto giustizia. Noi chiediamo giustizia a Dio quando recitiamo il Padre nostro.
sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Cioè, le cose giuste, le cose secondo Dio, le cose nel segno della fraternità tra gli uomini, nella correttezza dei rapporti, nella vera pace. Il tema è di grande attualità. Di fronte ai drammi della guerra, noi anche oggi siamo invitati, il Papa lo fa continuamente, a pregare Dio. E ci interpreta però, ci interpella però questo pensiero che Gesù esprime in forma di domanda. E quando verrà il Figlio dell'uomo, troverà fede sulla terra? Per dire che la vera fede è la cosa più difficile e anche più preziosa. Troverà la fede? Ed è proprio questa domanda di Gesù che mi interpella. La mia fede è di qualità, è profonda, è consistente. Mi fa mettermi in preghiera e mi fa sviluppare una preghiera perseverante, fedele. E mi fa chiedere giustizia per tutta la terra, giustizia per gli uomini. Chi non conosce l'esperienza della preghiera pensa che la preghiera sia una cosa facile. Pregare non è facile. Mettersi nella nostra povertà davanti a Dio e chiedere per l'umanità, chiedere per esempio giustizia e pace, non è facile perseverare in questa preghiera. Occorre fede. La fede in Dio porta a una preghiera fedele e perseverante. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Io auguro a chi ha accompagnato questo programma di ascolto del Vangelo e del commento del Vangelo di ogni giorno, auguro un buon fine settimana e come al solito, ci benediciamo perché questo sabato e il giorno di domani siano giorni buoni, secondo giustizia, nella pace che Dio può e vuole donare. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te. Per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E alla prossima, se Dio vuole.